È dedicata tutta la memoria di una tragedia ancora senza verità e giustizia, l'apertura dell'ultima seduta del Consiglio regionale. È la collisione del traghetto Moby Prince, accadde il 10 aprile 1991. Il Consiglio regionale è stato rappresentato anche lo scorso 10 aprile a Livorno durante la celebrazione del triste 30° anniversario. Ancora una volta il tema dei vaccini al centro dell'attenzione dei consiglieri. La risposta alla pandemia passa da qui, dall'arrivo delle dosi necessarie, dalla capacità di organizzazione, dall'efficacia delle misure di contenimento. A che punto siamo adesso? Di pari passo va avanti il cammino per alcune riaperture. Siamo oltre la metà di aprile, mese decisivo per valutare rischi e prospettive. Intanto i titolari di bar e ristoranti e di altri esercizi pubblici protestano in piazza a Firenze. Il Consiglio vara anche altri atti sui rifiuti, sulla geotermia e sollecita nuove misure per gli aiuti alle aree che vengono dichiarate zone rosse regionali. Nella giornata dedicata a tutte le mozioni presentate dai consiglieri emerge il voto unanime su quella che esprime solidarietà alla ragazza cacciata di casa perché omosessuale. Alle 22.03 del 10 aprile 1991 il traghetto Moby Prince, con a bordo 76 passeggeri, 65 membri dell'equipaggio, lascia la banchina del porto di Livorno. È diretta a Olbia per un viaggio di una decina di ore, ma non arrivò mai a destinazione. Solo un mozzo riuscì a salvarsi in quella che è la più grande tragedia della nostra marineria. 140 morti, una sequenza interminabile di errori e fraintendimenti, un mistero mai del tutto chiarito finora. Alle 22.14, esaurite le manovre, la nave esce dal porto. Le comunicazioni con la sala operativa all'inizio sono regolari e non fanno presagire nulla di strano. Pochi minuti dopo però si sente la frase «Chi è quella nave?». Il dialogo a quel punto si interrompe improvvisamente. La nave Moby Prince è a 2 miglia e mezzo dal porto. In quel preciso momento sta per scontrarsi con la petroliera Agip Abruzzo, lunga 280 metri, con più di 80.000 tonnellate di greggio. Alle 22.25 e 27 secondi il traghetto lancia il Mayday, ma nessuno se ne accorge, nessuno capisce quello che sta accadendo. Qui a Palazzo del Pegaso il nostro video colpisce, fa ricordare, commuove anche i consiglieri, che poi fanno un minuto di silenzio in memoria delle 140 vittime del traghetto Moby Prince. Che significato ha questo gesto? È un gesto importante perché ricorda una delle stragi più terribili che ha vissuto la nostra Toscana. Quando il 10 di aprile sono stato a Livorno, negli occhi dei familiari delle vittime c'è tanta voglia ancora di verità e di giustizia. Noi oggi, deponendo qui la targa sul trentennale della strage del Moby Prince, vogliamo dare un segnale chiaro, il segnale che quella verità e quella giustizia devono essere ritrovate. Sono insieme ai colleghi dell'ufficio di presidenza, alla collega Fratoni, al collega Casucci, insieme al collega Gazzetti, al collega Landi, per deporre questa targa e per depositare una rosa rossa e per dire che tutti insieme chiediamo a gran voce che questa giustizia e questa verità possano venire davvero a galla. Insieme a Mazzeo ci sono tutti i membri dell'ufficio di presidenza e ci sono anche i consiglieri livornesi. La ferita per la città, luogo di questa grande tragedia, è ancora enorme. Lo abbiamo visto il 10 aprile durante le cerimonie sobrie, composte, ma molto sentite dell'anniversario. E c'è anche una nuova iniziativa che parte dal consigliere Gazzetti. Qual è la richiesta che ha fatto all'Aula, agli altri consiglieri? Il Consiglio regionale della Toscana, come la regione toscana, da sempre è vicina ai familiari delle vittime della strage del Moby Prince, come delle altre sciagure, stragi che hanno insanguinato la Toscana. In occasione del 30° anniversario della strage del Moby, con una mozione chiediamo tutti insieme che ci sia un grandissimo lavoro a sostegno anche delle richieste avanzate a livello parlamentare per l'istituzione di una nuova commissione d'inchiesta. Ovviamente la disponibilità della Regione Toscana a dichiararsi parte civile in caso di riapertura di un procedimento a qualsiasi livello e soprattutto ovviamente torniamo a manifestare la più totale vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime, a tutti i familiari, e in questo momento il pensiero non può che andare a una persona soprattutto, a Loris Rispoli. La memoria è condivisa tra tutte le forze politiche, lo è anche la richiesta di verità e giustizia 30 anni dopo. Non dobbiamo lasciare nessun ambito oscuro. La politica deve fare
tutti gli sforzi possibili per arrivare a quella verità. Sicuramente non dobbiamo andare a indagare come hanno fatto le indagini giudiziarie, ma da forze politiche dobbiamo fare tutto il possibile perché le famiglie che hanno vissuto in prima persona questa tragedia, a cui noi ancora oggi ci uniamo con questa celebrazione, debbano avere una verità vera. Resta sempre in primo piano naturalmente la questione dei vaccini, la campagna dei vaccini in Toscana, tra polemiche, accuse, precisazioni e nuovi dati in arrivo. Sale di tono però anche la protesta per le riaperture, naturalmente influenza il dibattito politico che si svolge qui dentro. Sui vaccini ormai una lotta contro il tempo per avere le dosi, per impiegarle al meglio. Il primo obiettivo è quello di vaccinare tutti quelli che hanno più di 80 anni e di farlo entro il 25 aprile. La Toscana nei giorni scorsi aveva ancora un forte ritardo, adesso ha colmato il divario con gli altri? Mi pare di sì, cioè nel senso noi eravamo avanti sugli over 70, avanti sui novantenni, sui fragili è un dato un po' anomalo, quindi non si sa bene anche le altre regioni come sono messe, e indietro sugli ottantenni. Sugli ottantenni abbiamo recuperato e siamo ancora avanti sulla fascia dei 70-79 e ovviamente gli over 90, vabbè, quello va da sé. Quindi il limite ancora oggi continua ad essere quello dell'arrivo dei vaccini. Avevamo la notizia positiva dell'arrivo di Johnson & Johnson, che come abbiamo visto purtroppo rimane anche questa sub iudice e vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. A porre il problema delle scelte fatte qualche settimana fa dalla nostra regione è l'opposizione. Il portavoce Landi vuole sapere chi altro è stato vaccinato, con quali criteri e quali sono state le priorità adottate. Ancora ad oggi non abbiamo capito in questa categoria altro chi sono stati vaccinati. Faremo un accesso agli atti, cioè vogliamo andare fino in fondo per capire quali sono, quali vaccini sono stati usati e chi è stato vaccinato in base alle categorie. Poi le linee guida con il nuovo governo Draghi evidentemente sono cambiate, quindi è stata evidenziata anche la priorità da dare su queste somministrazioni e si è parlato finalmente di operatori di prima linea, ma è chiaro che la Regione Toscana non può nascondersi di fronte a un cambio di governo o a delle linee guida. L'argomento coinvolge, è chiaro, tutti i gruppi, perché la gestione della campagna vaccinale adesso è nelle mani delle regioni, di ogni regione. Le valutazioni sono diverse, i gruppi di centrodestra attaccano per i ritardi, soprattutto per i più anziani. Io voglio essere molto chiaro, noi siamo stati molto chiari come Fratelli d'Italia. Il fatto che arrivino poche dosi non è responsabilità né di Gianni né di Bezzini, i quali però devono dare risposte alle tantissime persone preoccupate, fragili, over 80, coloro che hanno bisogno di avere la somministrazione presso il proprio domicilio, che continuano a impazzire da un sito all'altro. C'è ancora troppa confusione in questo, la Regione Toscana deve attrezzarsi molto meglio nel dare risposte e soprattutto queste risposte non possono essere affidate soltanto alla via telematica. Chiediamo due cose. La prima è che il governo faccia un'operazione e acquisti le fiale vaccinali necessarie a vaccinare tutta la popolazione. Il secondo elemento è che la Regione Toscana si metta in riga, faccia gli hub, abbiamo chiesto gli hub per ogni comune. Vedete, se noi non facciamo una diffusione capillare dei centri vaccinali non riusciremo mai a vaccinare. Abbiamo chiesto di vaccinare 24 ore su 24, abbiamo chiesto lo scudo penale per medici, infermieri e mondo del volontariato che va a vaccinare, compresi i farmacisti. Siamo stati favorevoli alla vaccinazione nelle farmacie, ma occorre che questa vaccinazione venga fatta e venga fatta al più presto possibile. Siamo fermamente convinti che la fase pandemica si può fermare soltanto vaccinando. Critiche alla Regione Toscana e non solo emergono anche dalle parole della capogruppo del Movimento 5 Stelle. La principale è sicuramente il fatto che i vaccini non vengono consegnati e ancora c'è da puntare l'indice verso i contratti capestro che sono stati fatti dall'Unione Europea nei confronti delle multinazionali del farmaco che mancano di fatto e hanno mancato a degli accordi che sono stati fatti. L'altra è l'organizzazione e la commissione speciale che era stata richiesta ancora non si attiva, probabilmente l'attiveranno quando ormai sarà arrivato il governo nazionale a imporre alla Toscana
una sterzata netta su come viene gestito il piano vaccinale, che continua a essere fallimentare nonostante si continui a dire che le cose stanno migliorando. Il presidente della Commissione Sanità, il consigliere Sostegni, non nega che vi siano stati problemi finora, ma respinge molte di queste critiche che vengono formulate, in attesa peraltro che venga costituita la nuova commissione speciale votata nella seduta fiume del 7 aprile. Su questa commissione c'è anche una proposta in più dell'altro gruppo di maggioranza. Noi abbiamo chiesto che venga istituita velocemente e questa perdita di tempo non è necessaria, serve che maggioranza e opposizione si possano incontrare per dare un supporto fattivo, collaborativo, e questa commissione deve essere costituita anche da degli scienziati, da dei tecnici che possano supportare il soggetto decisore politico per fare una migliore azione massiva che nei prossimi 3 mesi possa consentire effettivamente di completare la vaccinazione. Poche ore prima dei lavori dell'aula c'era stata la manifestazione qui sotto dei gestori e dei titolari di bar e ristoranti e di pubblici esercizi. Il dubbio a questo punto è grande. Quella per la riapertura è sì un'istanza condivisa, ma sulle priorità, sulle scelte da fare, sulle date soprattutto c'è incertezza. E questa protesta riscalda i toni. Facciamo notare che non è facile una mediazione tra esigenze dell'economia e esigenze della salute. E ogni decisione rischia di apparire comunque opinabile. Allora, la soluzione è probabilmente difficile da trovare, ma non capisco perché si continui da 1 anno e mezzo a chiudere sempre gli stessi e a far finta che i contagi arrivino da lì. Proviamo a fare qualcos'altro, ne dico una a caso, proviamo a incrementare il numero di autobus e a dimezzare le persone che stanno sopra gli autobus e riaprire i ristoranti e le piscine. Chi lo sa? Magari il virus si trasmette più sugli autobus pieni che in piscina? Non lo so, secondo me sì, ma almeno provare. Il tema è trasversale, ma le risposte non sono tutte nella stessa direzione. È importante, secondo me, valutare e avere anche la possibilità di fare quell'esercizio un pochino più approfondito, ovvero di poter andare, ora in base anche a quello che sceglierà il governo, a le riaperture, come già avevamo chiesto peraltro nella scorsa chiusura, nella prima ondata, andare per chiusure là dove ci siano veramente dei casi, un numero di casi superiore alla norma. Era un po' l'interrogativo che ci eravamo posti appunto qualche mese fa. È necessario chiudere tutto anche laddove non ci siano casi e contagi? Beh, è un po' il principio su cui proveremo a riflettere nei prossimi giorni. Ovviamente sapendo che la Regione non ha autonomia in quanto a riaperture, ma noi possiamo semplicemente andare a capire quali siano i contagi e lavorare perché aumentare la campagna di vaccinazione, che ricordo è il vero problema perché mancano i vaccini, può sicuramente dare una spinta e favorire anche le riaperture. Esiste un fronte delle riaperture? C'è un insieme di partiti che si batte di più per togliere le restrizioni? Noi lo stiamo dicendo in tutte le sedi istituzionali che laddove si può riaprire, è consentito dai dati e si può riaprire in sicurezza con tutte le norme del caso, si deve riaprire. Dobbiamo tornare a vivere, dobbiamo consentire ai nostri cittadini di lavorare, perché questo ci chiede ormai la nostra cittadinanza, quella di poter tornare a lavorare. Siamo un popolo di lavoratori, non siamo persone che vogliono stare con le mani in mano, e riteniamo che laddove c'è la possibilità si debba farlo il prima possibile, perché salvare l'economia è indispensabile. Che male c'è se si mantiene il distanziamento, se si usano queste, le mascherine, il materiale di protezione individuale, se si sta all'aperto, ma si continua ancora a tenere tutto chiuso? È inaccettabile, non solo è inaccettabile, se non si riapre in maniera immediata noi rischiamo di far chiudere le nostre aziende e soprattutto di dare in mano alla malavita quelle poche che rimarranno ancora aperte. Ecco perché anche oggi ho portato in Consiglio regionale una mozione per chiedere la riapertura di palestre e di piscine. Mi dispiace aver visto che il Partito Democratico ha votato contro. Sono fermamente convinto che riaprire le attività commerciali non mette in pericolo niente, anche perché le attività commerciali erano chiuse, ma i contagi continuavano ad aumentare. Io ho la sensazione che il contagio lo si trovi non nelle attività commerciali, dove il proprietario mette in atto tutte quelle misure di cautela necessarie. Anche Italia Viva spinge molto su questo tema, certo con la sicurezza necessaria, ma con criteri nuovi rispetto all'oggi. Sì, noi siamo convinti del fatto che le attività debbano riaprire, possano riaprire rispettando le regole, facendo prevenzione, mettendo una mascherina, tenendo le distanze,
lavandosi le mani, cioè ci diamo tre regole certe, le rispettiamo e siamo convinti che le attività economiche saranno le prime a chiedere ai propri clienti di rispettare le normative, non possiamo più accettare delle chiusure. A mio avviso questa storia dei colori, giallo, rosso o arancione che sia, deve terminare perché non può più durare un lockdown permanente a distanza di un anno. Sono prudenti i consiglieri del Movimento 5 Stelle, riprendendo una linea che è quella dei loro parlamentari e ministri. Le riaperture ci devono essere fatte con molta cognizione di causa e con attenzione. Ecco perché non si può andare in maniera isolata la regione toscana piuttosto che altre regioni. Io credo che molti professionisti siano in grado in questo momento di riuscire a lavorare, magari meno, ma in sicurezza, però tutto questo deve essere concertato insieme a dei tecnici che sappiano anche fare queste valutazioni. E delle volte prendere delle posizioni politiche può significare non riuscire a contemperare tutte le esigenze che ci sono. Il ruolo della politica in questo momento è far venire incontro le esigenze della sicurezza con quelle delle persone che giustamente, legittimamente, e per questo non gli siamo vicini, chiedono di ricominciare a lavorare. Quali sono davvero in Toscana le aree non adatte, non idonee all'attività geotermica, alla produzione di energia dal sottosuolo? Beh, il Consiglio regionale torna a definirlo con un piano, una mappa accurata. L'atto era stato già votato nel luglio scorso, ma c'era stato un errore, sì, proprio un errore materiale, spiega la Presidente della Commissione Territorio e Ambiente al nostro microfono. La riformulazione, tuttavia, prevede anche la possibilità di nuove osservazioni, oltre a quelle già ricevute in precedenza. Siamo stati, come dire, tra virgolette, costretti a riadottarlo di nuovo, però abbiamo fatte salve le osservazioni che nel frattempo sono state fatte da cittadini, imprese o soggetti interessati. Naturalmente saranno dedotte contro dedotte, però non riparte per quello il termine, cioè non abbiamo riadottato azzerando tutte le osservazioni in essere, ma verranno fatte salve. Questa è una preoccupazione che avevamo avuto come quarta commissione, che abbiamo alla Giunta chiesto di specificare, infatti nell'atto che è adottato è specificato questo. Al momento del voto si registra l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia. C'è stata e c'è una discussione molto forte nel Lazio, in Umbria, che ha portato anche a contenziosi rilevanti, perché, ripeto, si tratta di impianti che comunque hanno un impatto sul territorio e che nel nostro caso, attraverso l'individuazione delle aree, dei siti non idonei, in realtà però c'è una piccola porticina lasciata aperta, perché questo non esclude che piccoli impianti, quelli che vengono considerati piccoli impianti, cioè al di sotto di una certa potenza, possano comunque essere realizzati, e quindi per noi la partecipazione dei cittadini e dei comuni è importante, e su questo naturalmente ci siamo raccomandati. Sul tema della geotermia molti distinguo li pone ancora una volta il Movimento 5 Stelle. La geotermia è sicuramente una risorsa rinnovabile, ma non è lo stesso in tutto lo Stivale e non è lo stesso anche qui in Toscana, anche a pochi chilometri di distanza. Tutti conosciamo la situazione molto complessa della geotermia, così come è stata sviluppata e come si vuole sviluppare nell'Amiata, che è fonte di rischi per la salute ambientale e delle persone, come rilevano i comitati. A proposito di ambiente, è stata approvata la legge regionale che stabilisce come le utenze non domestiche, per esempio le aziende, le attività commerciali, debbano comunicare al gestore pubblico quando conferiscono i rifiuti urbani in aziende specializzate private. Approfondiremo questo argomento, tutt'altro che banale, con grande impatto anche sui territori, tra 7 giorni. Il sì qui è arrivato a maggioranza. Tutti d'accordo invece su un documento, una risoluzione presentata in aula dalla Commissione Nuova per le aree interne. Questa risoluzione nasce da tante sollecitazioni di piccoli comuni del nostro territorio, perché il governo Draghi ha previsto in modo, diciamo, più dettagliato la possibilità per le regioni di istituire zone rosse locali a carattere provinciale, di zona distretto. È chiaramente più che una possibilità, trattandosi di provvedimenti che vanno a tutelare la salute pubblica, è un dovere per un amministratore pubblico, e quindi il Presidente di Regione giustamente ha adottato questi provvedimenti e li sta adottando. A parimenti noi abbiamo chiesto che il Governo, visto che proprio nei prossimi giorni avrà la possibilità di chiedere al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio, ancora più importante del precedente, preveda dei meccanismi per le attività delle zone rosse locali, appunto, che hanno visto un'interruzione della propria attività maggiore rispetto ad altri territori, anche della nostra regione. Si tratta di quasi 100 comuni.
particolare, e queste zone rosse regionali, quelle che hanno sofferto di più, sono ovviamente le aree interne, marginali e montane. Noi abbiamo un esempio con la montagna pistoiese. Noi siamo stati a Pistoia rossi per molto tempo regionalmente, quindi le attività della montagna pistoiese, già venendo da due annate senza aver fatto niente, si sono trovati veramente in condizioni disastrate. Un provvedimento utile, come al solito, se in conferenza Stato-Regioni cerchiamo di rendere giustizia alle comunità che abbiamo ulteriormente aggravato di chiusure durante l'ultimo periodo. Rispetto a questo testo, che Fratelli d'Italia comunque ha votato, speriamo, come abbiamo proposto in sede di commissione, che nelle impegnative, qualche volta, si impegni la stessa Regione Toscana a dare quelle risorse che si chiedono al Governo centrale. L'unanimità si registra anche quando si arriva alla discussione al voto su una mozione di sostegno alla giovane Malika cacciata di casa perché aveva dichiarato ai familiari la propria omosessualità. Credo che sia giusto sottolineare di questo episodio di Malika, che riguarda Malika Castelfiorentino, il fabbisogno educativo della comunità intera, degli adulti e dei ragazzi. Perché, come qualcuno ha detto, ho letto sui giornali, anche i genitori di Malika hanno bisogno di aiuto per imparare a capire e a direzionare il loro, credo, indubbio amore mal espresso e mal gestito verso la loro figlia, che ha così bisogno invece e ha così necessità di una giusta, di un giusto riconoscimento per la sua persona e la sua espressione. Va tutta la nostra solidarietà, tutta la nostra vicinanza. È folle, è vergognoso, è assurdo che nel 2021 ci possa essere qualcuno che si arroga il diritto di giudicare un'altra persona in funzione dei propri orientamenti sessuali. Dispiace ancora di più quando questi sono addirittura i genitori. Quindi a Malika tutta la vicinanza. La vicinanza nel giorno in cui purtroppo rilevo che Malika è caduta nella trappola di chi la vuole strumentalizzare politicamente, visto che mentre noi le esprimevamo solidarietà, lei sui social attaccava Giorgia Meloni. I consiglieri del Movimento 5 Stelle però criticano quelli di Fratelli d'Italia e Lega per il voto contrario sul sostegno regionale al disegno di legge Zan sulla omotransfobia. Ritengo incredibile che alcune componenti politiche da una parte votino e promuovano il sostegno a la solidarietà a una persona che è stata vittima di aggressioni per ragioni dovute all'orientamento sessuale e nello stesso tempo dichiarino come i loro leader Salvini e Meloni che una legge contro l'omo, lesbo, bitransfobia, perché è qualcosa di molto più complessa, e l'abilismo non sia una priorità, ritenendo che in questo momento le attenzioni debbano essere tutte concentrate su legittimamente la questione dei vaccini, dei ristori e delle riaperture. A Pisa comincia la celebrazione di Renato Fucini, personaggio simbolo quest'anno del Capodanno toscano, intellettuale di grande valenza. Ne parleremo la prossima settimana nel nuovo appuntamento con Regionando, venerdì alle 21:15, subito dopo il TG della Sera.